Presidente, colleghi e colleghe, buongiorno. L'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica dell'accordo di cooperazione culturale e scientifica sottoscritta nel dicembre del 2006 tra Italia e Repubblica Dominicana. Tale accordo intende fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori di cultura, scienza, tecnologia, insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra le biblioteche. Si ricorda innanzitutto che un disegno di legge recante fra le altre anche la ratifica dell'accordo oggi al nostro esame, l'atto Senato 2813, venne presentato dal Governo nel corso della 17ª legislatura e discusso in Commissione Affari Esteri del Senato nel giugno 2017, ma non poté vedere completato il suo iter a causa della conclusione della legislatura. L'intesa bilaterale, dopo aver circostanziato i propri settori di intervento a cultura, scienza, tecnologia, insegnamento linguistico e conoscenza delle reciproche tradizioni, articolo 1, stabilisce che le parti favoriranno lo sviluppo delle relazioni fra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, museali e bibliotecarie, attraverso lo scambio di docenti, ricercatori, esperti, materiale e banche dati, articoli 2 e 3. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2020 e 101.880 a decorrere dall'anno 2021. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. Grazie. Grazie, senatore Candura. Dichiaro...